Preghiamo il Signore in questo incontro di preghiera perché Egli venga a visitarci in tutte le nostre afflizioni, venga a visitarci per risvegliare in noi la fede in Lui, la fede che guarisce. Per risvegliare in noi la speranza che allevia tutte le nostre infermità, perché la luce dell'atto piove su di noi. Per risvegliare in noi la carità, perché l'amore sopperisce a tutti i nostri bisogni, a tutte le nostre carenze, ed è fonte di guarigione fisica, spirituale, morale. Siamo qui davanti al Signore per cantare e lodare, soprattutto noi del rinnovamento nello Spirito abbiamo la nostra caratteristica che è la lode, ed è la lode che guarisce, è la lode che sconfigge il nemico, è la lode che libera, è la lode che opera meraviglie in mezzo ai figli di Dio. Noi sostiamo soprattutto nella lode, perché questa è la nostra caratteristica di rinnovati nello Spirito. Lodare il Signore, benedire il Signore. Nonostante le nostre infermità, ma anche per le nostre infermità. Se tu lodi il Signore per le tue infermità, perché si compie la volontà di Dio, se tu ti allini al Signore nell'accettare la infermità che il Signore ti dà o dell'animo del corpo, tu sei gradito a Dio e il buon Dio, gradendo la tua lode, fa piovere su di te quelle grazie di cui più tu hai bisogno. Lodare e allinearsi a Dio e unirsi agli angeli e ai santi e unirsi a Gesù nella lode al Padre, per tutto quello che fa in questo mondo. E allora diamo l'impronta della lode alle nostre riunioni, ai nostri incontri di preghiera, e se vogliamo chiedere al Signore il risanamento, chiediamo soprattutto il risanamento interiore, quelle delle nostre ferite che il peccato inferta a noi, guarendo delle nostre ferite interiori. Tutto il resto viene dopo, viene appresso. Il Signore, buon Dio, ci concederà ogni grazia che rientri nel piano divino per il nostro bene, per il nostro cammino sulla terra. E allora esultiamo nel Signore, gioiamo nel Signore, cantiamo al Signore, cantando mettiamo in fuga tutti i nostri nemici, come al tempo di Sennacherib, come al tempo di Giosafat, come al tempo di Mosè, quando Amalek fu sconfitto attraverso la preghiera. Cantiamo al Signore a squarciagola, cantiamo con tutto il cuore, canta che ti passa, se vuol dire, canta. Cantate al Signore, come ci dice anche l'Apostolo Giacomo. Cantiamo al Signore sempre, e vedrete le meraviglie di Dio, vedrete le meraviglie di Dio. Svegliamo in noi la fede, la speranza e l'amore, svegliamo soprattutto la fede in Cristo Signore. I 10 lebrosi si sentirono guariti quando credettero alla parola del Signore. Crediamo al Signore che è qui, svegliamo la fede in Lui e guardiamo in alto. Noi siamo il popolo della lode, il popolo giubilante, il popolo di guariti dal Signore. Non c'è più nessun zoppo in mezzo a noi, non ci sono ciechi né muti, tutti sono guariti dal Signore nella lode. Lodiamo il buon Dio, fratelli e sorelle, e insistiamo nella lode e confondiamo tutti i nemici dell'anima e del corpo. Lodiamo. Yes.
Lodiamo il Signore. Marinu manghini mi marania, anichirando l'ora. Sciamilini anamma iora ienano, marinu iori anangere, amisciorendu l'ora iora. Aradima ierengirino, Nagari mingano no, niarinina mi anna ioriani, iarendo ani maro. Cantate, cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate con Maria, nostra madre, cantate con gli angeli santi, perché degno di lode il Signore, cantate a Lui e non cessate di cantarlo, anche quando voi cantaste ogni giorno, è sempre inferiore la lode che date, perché è superiore ad ogni lode nostra, è la maestà di Dio, la grandezza di Dio. Alleluia, 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 della lettera agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questa lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diretto, nel quale abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Ecco, riflettiamo un momento su questo testo, dove abbiamo la benedizione ascendente e discendente. Andiamoci un poco. Cos'è la benedizione ascendente? È Cristo Gesù, nostro capo, che benedice il Padre. Benedetto, ti benedico Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi, le rivelate ai piccoli. Noi ci uniamo alla benedizione di Gesù. Tutti dobbiamo unirci a Gesù, nostro capo, per benedire Dio, lodarlo. Noi siamo la voce della creazione, siamo la voce di tutti i sofferenti di questo mondo, siamo la voce di tutti quelli che debbono rivolgersi al Padre per adorarlo, benedirlo e per chiedere a Lui ogni bene. E allora uniamoci alla preghiera di Gesù, alla preghiera di benedizione di Gesù, l'unico orante vero, il vero orante del Padre. È Lui che si è incarnato, ha unito gli uomini a sé
ha unito tutta la creazione a sé attraverso l'uomo e glorifica il Padre suo. Riorienta cioè tutta la realtà terrena e tutta l'umanità dispersa verso il principio da cui venne, verso il Padre, e rimette così l'ordine nel mondo, crea l'armonia universale. Per questo noi benediciamo Dio in Cristo Gesù e ci uniamo a Gesù per benedire il Padre da cui discende ogni bene qui sulla terra. Lo benediciamo per tutto quello che ha fatto, lo benediciamo per la creazione, lo benediciamo per la redenzione operata, lo benediciamo per la santificazione, cioè per la nostra scelta ad essere suoi commensali nel Regno dei Cieli. Abbiamo motivo per ringraziarlo di tutti i doni che lui ci ha fatto, perché tutto è dono suo. Ecco perché vogliamo unirci in questo momento alla benedizione perenne che Gesù rivolge al Padre suo come capo di tutta l'umanità. Questa è la benedizione ascendente. C'è una benedizione discendente. Il Padre ci benedice in Cristo Gesù, nostro capo. E dal Padre che scende ogni benedizione su di noi. Qui l'Apostolo ci dice, nella benedizione ascendente, perché tutti noi siamo lode e gloria per Lui. Diamo lode e gloria al Signore, perché ogni benedizione deve glorificare Dio. Ma quando ci dice che la benedizione per noi scende da Cristo, allora questa è benedizione discendente. Benedetto Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, ecco, benediciamo, il quale ci ha benedetto in Cristo Gesù con ogni benedizione spirituale nei cieli. Ecco, in Gesù tutti siamo benedetti, e allora uniamoci a Gesù per essere benedetti dal Padre in Lui. Ogni bene ci viene dato, ce lo dice Gesù nel Vangelo: se il Padre ha dato questo, quanto più non vi darà? Ci darà lo Spirito Santo, che è la vita per noi, che è la vita che viene alimentata in noi per questo afflusso di grazia, e nello Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, che noi possiamo operare il bene, che noi possiamo guarire da tutte le nostre infermità spirituali, possiamo glorificare il Signore. E allora scenda la benedizione di Dio Onnipotente su di noi e uniamoci a Cristo Signore per essere benedetti in Lui di tutte le benedizioni con cui il Padre ha caricato Gesù. Il Padre ha caricato Gesù di ogni benedizione per tutti noi che siamo in Lui e che in certa maniera siamo Lui, il mistico corpo, la nuova umanità redenta. E in questo senso che noi dobbiamo benedire Dio, e tutte le nostre riunioni devono avere la caratteristica della benedizione. Quando adesso noi presenteremo al Signore tutte le persone, li presenteremo perché queste persone benedicano il Signore e perché su queste persone scende la benedizione di Dio. Cioè noi presentiamo in Cristo Gesù queste persone al Padre perché siano, noi poi vogliamo essere lode, voce veramente, voce di queste persone nella benedizione a Dio. Vogliamo convogliare così le voci di queste persone, vogliamo coinvolgerle in una lode e anche in una benedizione a Dio. Le vogliamo presentare al Signore, portarle al Signore in Cristo Gesù.
E poi vogliamo che il Padre, chiediamo al Padre, per me di Gesù, che siano benedette nelle loro afflizioni, nei loro bisogni, tutto quello che hanno. Siano benedette dal Padre, per cui noi gloriamo Dio, benediciamo Dio, unendoci a Gesù, e in Gesù chiediamo la benedizione per tutti. Sì, o Signore Gesù, in questo momento noi ci uniamo a Te, Mediatore nostro, e lodiamo il Padre per mezzo di Te. Benediciamo il Padre per tutto quello che Egli ha fatto per noi. Lo benediciamo perché ci ha creato, ci ha dato la vita. Lo benediciamo perché il Padre ci ha dato Te, Salvatore nostro. Lo benediciamo perché ci ha dato lo Spirito Santo, che la nostra vita, Signore Gesù, vogliamo ascendere in Te al Padre e benedirlo in questo momento. Fratelli, sorelle, noi qui presenti, uniamoci a Gesù e glorifichiamo il Padre. Benediciamo il Padre per tutto quello che ha fatto, benediciamolo sempre. La benedizione di Dio sia sempre sulla nostra bocca. Alleluia. E adesso cantiamo il Benedictus. Benedetto il Signore Dio di Israele. Sì, benedetto, o Padre del Cielo, perché hai visitato questo tuo popolo e hai dato a questo tuo popolo la salvezza. Benedetto sei tu, mio Padre, che ci hai dato Gesù. Ci hai dato Gesù. Salvezza nostra. Egli si è immolato sulla croce e continua la sua immolazione nel santo sacrificio dell'altare. Ti benediciamo, Padre, che ci hai dato Gesù, e ti presentiamo Gesù, salvezza nostra, guardiamo a Lui e te lo presentiamo, crediamo a Lui, e mentre crediamo a Gesù te lo presentiamo, in Gesù è la salvezza nostra, oh Padre, tu hai posto in Lui la salvezza per tutti noi, e noi vogliamo invocare il nome di Gesù, il nome di Gesù. Perché quando tu senti invocare il nome del tuo figlio, tu sei contento, perché vedi il nome del tuo figlio sulla nostra bocca e riconosci in ciascuno di noi, riconosci la luce del tuo figlio, perché egli è la luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Riconosci il volto del tuo figlio e ci benedici. Padre Santo, ti presentiamo Gesù. Ti presentiamo Gesù in questo momento e invochiamo il suo nome glorioso, il suo nome bello e meraviglioso. Lo invochiamo su di te, per te, davanti a te, e lo invochiamo su di noi, Gesù. Adesso, Signore Gesù, ti vogliamo presentare tutte le categorie di persone che si raccomandano alle nostre preghiere. Tu hai detto per bocca dell'Apostolo Giacomo: pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Noi ti chiediamo la guarigione globale dell'uomo. Puntiamo, come già da tanto tempo, almeno da 2 decenni, puntiamo sulla guarigione interiore, sulla guarigione dei rapporti interpersonali, sulla guarigione dei vizi capitali, sulla guarigione della fede, della speranza, della carità. Ma ci interessiamo anche di chiederti la guarigione di tutte le altre malattie che affliggono l'anima e il corpo, soprattutto la guarigione delle ferite profonde, le ferite della mente, le ferite del cuore,
le ferite del fisico per l'unità del composto umano. Quando il buon samaritano si avvicinò a quell'uomo che era a metà strada, lo trovò per terra. I briganti erano sbucati e lo avevano colpito nella testa, lo avevano lasciato solo e lo avevano piegato anche nel corpo. Così è l'uomo, Signore, che è stato assalito dai briganti, uscito da Gerusalemme, mentre si avviava la città degli uomini. Abbiamo le ferite della mente, tutti i dubbi di fede, tutte le perplessità, tutto ciò che attenua la nostra forza di concentrazione. Quanti feriti nella mente, nella conoscenza delle verità. Signore, ti chiediamo che la verità sia conosciuta, e la verità sei tu, che tutta la terra si è riempita della conoscenza del Signore, tutte le difficoltà a credere che tu sei il Signore, è stato colpito il nostro cuore. Nella solitudine, quell'uomo si sentiva là isolato, i sacerdoti passavano, non si curavano di lui, avevano da celebrare i divini uffici nel Tempio, non si potevano curare dell'uomo, e con la scusa di Dio tralasciavano l'uomo fatto di immagine e somiglianza di Dio. Passò il Levita, anche egli era impegnato negli affari, nei servizi, il servizio degli uomini, il servizio anche dei bisogni del culto, avevano fatto dimenticare i bisogni dell'uomo, dove si celebra il culto del Signore, perché in ogni uomo si celebra il culto di Dio. Per questo è detto che offrite i vostri corpi in sacrifici di lode al Signore. Tu, Gesù, ti accostaste nella figura del samaritano, ti prendesti cura di quell'uomo ferito nella mente, nel cuore e nel corpo. Vestasti, come dice la liturgia, il vino della purificazione e l'olio della consolazione. Fasciasti con il tuo amore le ferite e portasti quell'uomo lì all'albergo, dando i carismi e dando i sacramenti, i donari, perché si avesse cura dell'uomo. Signore, l'uomo è al centro della tua attenzione e noi uniti a te vogliamo porre l'uomo ferito al centro della nostra attenzione, perché sei stato tu a dircelo. Fa anche tu lo stesso. Lo hai detto a quel dottore della legge che ti interrogava, e dice a quell'uomo, a quel dottore della legge, come ha fatto il samaritano, come ho fatto io, fa anche tu. Signore Gesù, noi vogliamo interessarci dell'uomo, dell'uomo ferito, e richiediamo il risanamento globale dell'uomo ferito, perché ritorni a te, ritorni con te a Gerusalemme a lodarti. Quando tu sarai di ritorno, prenderai quest'uomo e lo porterai là di dove è partito, e noi vogliamo essere i tuoi collaboratori per guarirti l'uomo, per guarirti tutti, guarirci tutti e accompagnarti tutti, oh Signore Gesù, verso Gerusalemme, dove tu mostrerai il tuo volto all'umanità redenta, dove tu ci darai il vino della felicità.
Signore Gesù, adesso noi ti vogliamo presentare tutti i feriti nell'anima e nel corpo. Ti vogliamo presentare l'uomo percosso del nemico, l'uomo disastrato. Ti vogliamo presentare tutte le famiglie. Ti vogliamo presentare tutti quelli che mancano di qualche cosa, perché essi trovano in te la soluzione di tutti i loro problemi, perché siano risanati da te nell'anima e nel corpo, perché siano così curati da te, o buon samaritano. Lode e gloria a te, Signore. E adesso chi tregge qua?